Ciao a tutti, diavoletti! Riusciti a lasciare un mi piace in 3 secondi? Soltanto 3 secondi, beh? 3, è impossibile! 2, 1, ce l'hanno fatta! Tutti! Come avete fatto a lasciare un mi piace in 3 secondi? Beh, i diavoletti sono veramente velocissimi! Non lanciarmi! Tanto, dai, guarda cosa mi hai combinato! Adesso ti lancio ancora sabbia! No, no, con la sabbia per sempre! Nella mia bocca, smettila! Non è stato divertente! No, c'è il nostro cagnolino! Qui c'è il nostro cagnolino, non puoi lanciarmi la sabbia! Eh sì, perché mi metto con il cagnolino in braccio e tu non puoi lanciarmi la sabbia. Te la lancio sulle gambe. No, bici! No, dai, no, mi sta lanciando la sabbia sulle gambe. Io odio la sabbia. Devi fare attenzione perché adesso ho tutta la sabbia in bocca e sai, avresti potuto colpire i miei occhi. Ah. E dopo la sabbia sarebbe nei miei occhi e non sarebbe divertente. Ok, diavoletti, ma adesso togliamo... Cosa ho combinato al tuo lettino? Sì, guarda, il tuo lettino è super pulito, mentre il mio è pieno di sabbia, tutto per colpa tua. Ok, lo pulisco per te, lo pulisco per te, io guarda. Io tengo il nostro cagnolino, dai, pulisci il mio lettino. Ecco fatto. No. Adesso pulisco il lettino di Vinci. Ok, c'è ancora della sabbia lì, dai. Oh, scusa Vinci, scusa. Non lanciarmi mai più della sabbia, ecco Anto. Fatto. Adesso è tutto pulito, guarda. Sì, rimetti la mia asciugamano. Dai, ok. Adesso sì che va bene. Adesso è come nuovo. Anche se ho della sabbia ancora nella mia bocca. Dai Vinci, scusami, non lo farò mai più. Volete vedere? Al nostro cagnolino piace moltissimo la sabbia. Eh sì, al nostro cagnolino piace moltissimo la sabbia, guardate. Dai Hop, corri. Vieni. 3, 2, 1, corri. Wow. Diavoletti, il nostro cagnolino ama la sabbia, guardate. Eh sì. Fa tantissime passeggiate, guardate. Sta facendo una passeggiata sulla sabbia ed è molto carino perché è super piccolino. Eh sì, è piccolissimo. Ok, Hop, adesso Vinci, ho un'idea. Ho una grandissima idea. Qual è la tua idea? Vinci, e se togliessimo il guinzaglio al nostro cagnolino? Potrebbe scappare. Tu dici che potrebbe scappare sulla spiaggia? Oppure potrebbe andare in acqua da solo? Potrebbe essere morso da uno squalo? Esatto, oppure non potremo mai più ritrovare il nostro cagnolino. È una pessima idea. Dai, togliamo il guinzaglio al nostro cagnolino. Questo modo con il guinzaglio, Anto, non farti venire strane idee. Ok, allora. Allora cosa? Dai, cosa hai in mente adesso? Non dire un'altra delle tue folli idee. Cosa c'è? Anto, di... Dai. Vinci, scegli sinistra o destra? No. Vinci, scegli sinistra o destra? Questa è la decisione più importante che tu abbia mai preso, perché questa decisione sarà una decisione folle. Eh sì, dai. Ok, ma adesso non sei più con il nostro cagnolino, quindi... Ma Vinci! Non lanciarmi la sabbia! Sì. È la mia vendetta. Dai, scegli sinistra o destra? Tutti i diavoletti stanno aspettando la tua risposta. E la mia risposta è... la sinistra. Ok, dobbiamo togliere il guinzaglio al nostro cagnolino sulla spiaggia. Quindi significa che deve camminare da solo, senza questo guinzaglio. Oh no, Anto, potrebbe essere spaventoso. E se il nostro cagnolino corresse in acqua? Oppure senti, ci sono altri cani qui. Hai ragione, ci sono altri cani, potrebbero litigare. Esatto. Ok, ma adesso basta. Adesso è arrivato il momento di togliere il guinzaglio al nostro cagnolino per la prima volta. Oh no, molta paura. Ecco fatto, ok. Come vai? Diavoletti, il nostro cagnolino cosa sta facendo? Dobbiamo fare molta attenzione. Ci sta facendo la plin plin sulla spiaggia. No. Ok, diavoletti, il nostro cagnolino. Dai, è super per adesso carino. È qui, non sta scappando. Eh sì. Ma a volte il nostro cagnolino fa delle corse veramente molto veloci. Ok, Vinci, ma adesso guarda, proviamo a correre con il nostro cagnolino. Ok, il nostro cagnolino è qui. Ancora? Oh, ancora plin plin. E adesso. Dai, proviamo... Anto, corri da quella parte. Ok, Hop, seguimi. Hop, lì c'è Anto, guarda. No, Hop, cosa mangi? No, Anto sta cercando di mangiare qualcosa sulla sabbia, ma potrebbe vomitare. Maleducato, ok?
Bill ci sta cercando di mangiare questo, il pane. Non dovrebbe essere qui. Ok, dai, Hop, corri. Sta correndo. Ok, dove sta andando? Hop, da questa parte. Hop, lì ci sono i granchi, non puoi avvicinarti. No, prendi subito il nostro cagnolino, Anto. No. Non andare. Aio, qui mi fanno male i piedi. Vinci, il nostro cagnolino potrebbe cadere in acqua. Aspetta, guarda il nostro cagnolino dove stava andando, seguimi. Attenzione ai piedi, potrebbe fuoriuscire un granchio. Ok, diavoletti, guardate. Oh, sarebbe potuto cadere in acqua, guarda. Ok, quindi ho la prima regola è mai avvicinarsi a queste pietre. Eh sì, non devi avvicinarti a queste pietre. No, perché potresti inciampare e finire in acqua. Oh no, e potrebbe essere morso da uno squalo. Quindi, Vinci, vieni con me. Oh, aio, qui che dolore. Ok. Oh, au, au. Anto, dai, metti il nostro cagnolino sulla sabbia. Mai più avvicinarsi, diavoletti, non può cadere in acqua perché il nostro cagnolino non sa nuotare e potrebbe annegare. Ma per il nostro cagnolino abbiamo un salvagente. Sta facendo ancora pim pim. Ok, io, vieni. Oh, no, vieni da questa parte. Ok, ok, corri, Hop, vieni. Dai, Hop, okay, segui Anto. Sì, il nostro cagnolino sta facendo una passeggiata da solo sulla spiaggia. Sì, sta esplorando la spiaggia, Anto. Ok, Hop, adesso devi correre, dai, corri, vieni, Hop, vieni. Non mi prendi, Hop, non mi prendi. Cosa? Hop, Anto ti sta sfidando, dai. Ma perché non ci ascolta? Non lo so, è troppo distratto a fare plin plin. Hop, guarda chi c'è lì che sta correndo. Sì, guarda, Anto ti ha visto. Adesso sta correndo con me? Sì, sì, ti sta proprio seguendo. Ok, diavoletti, adesso dobbiamo chiudere questo cancello perché sennò potrebbe scappare. Cosa c'è dall'altra parte? Beh, noi restiamo qui sulla spiaggia. Diavoletti, il nostro cagnolino voleva mangiare quella. No, che cos'è? No, pupù? Eh sì, voleva mangiare la pupù. Allontaniamoci. Eh sì, l'ho preso. Hop, non puoi mangiare la pupù. No. Ok, ma adesso sta arrivando il momento più emozionante. Perché questa porta si apre da sola? Ecco fatto. Perché non si chiude? Bene, Anto, allontaniamoci da qui. Ok. Ok, ma qui è bellissimo, diavoletti. E siamo... C'è un allarme. Diavoletti? C'è un allarme? Cosa vuole? Ok, diavoletti, ascoltiamo l'allarme. Cosa sta succedendo su questa spiaggia? Secondo te sta succedendo qualcosa? No, non credo. Ok, diavoletti, c'è un allarme. C'è proprio un allarme. Forse... Forse l'allarme proviene dalle persone che si occupano del salvataggio? I bagnini? Non lo so. Ok, il nostro cagnolino? Non è successo nulla? Sì, il nostro cagnolino ha molta ansia. Diavoletti, ha molta ansia, avete visto? Tranquillo, Hop. Di certo non vogliono dire niente su di te. Attenzione, è stato avvistato uno squalo gigante. Allontanatevi dal mare. Attenzione, è stato avvistato uno squalo gigante? Uno squalo gigante? Ma quale squalo? Io non ho visto nessuno. Vinci, io rido perché non ci sono gli squali qui. Diavoletti? Ok. Così sicuro? Hai sentito l'allarme? Ha detto proprio che è stato avvistato uno squalo mega gigante. Sì, Vinci. Secondo me non è una bugia. Vinci, ma io ho caldo. Io ho caldo. Anche il nostro cagnolino ha caldo. Eh sì. Spero che tu stia intendendo che dobbiamo ritornare a casa a fare una doccia. No, non ritorneremo a casa. Beh, noi? Allora vuoi metterti del ghiaccio addosso? No, voglio andare in acqua. Diavoletti, io adesso voglio andare in acqua perché non ci sono gli squali. Guardate. Vinci, ma tu vedi uno squalo? Vinci, tu vedi uno squalo? Anto, ma lo squalo non è sempre in superficie. Potrebbe essere nascosto nelle profondità di quest'acqua. Oh, che bello! Diavoletti, il mare è super bellissimo. Ok, ma io non vedo gli squali. No, non vedo gli squali da nessuna parte. Però ascoltami, vedi qualcuno? No, in acqua sono usciti tutti perché quell'allarme ha fatto uscire tutte le persone. Allora perché noi adesso dovremmo entrarci? Il nostro cagnolino sta scappando. Il nostro cagnolino sta scappando. Il nostro cagnolino non vuole entrare in acqua. Ma perché il nostro cagnolino non vuole entrare in acqua? Forse è troppo occupato a fare ancora plin plin. Ok, diavoletti, il nostro cagnolino sta facendo una passeggiata da solo sulla spiaggia. E io ho molta paura. Vinci?
Ma dov'è? Il nostro cagnolino era qui. Sì, Diavoletti. Era proprio qui, vicino a questa corda. Ma adesso non c'è più nessuno qui. Vinci, avevi Forse ragione. Forse è sotto il lettino. Hop, dove sei? Diavoletti, abbiamo perso il nostro cagnolino. Abbiamo perso il nostro cagnolino. Cosa? Oh, non è che un uccello ha rapito il nostro cagnolino? Oh, sì, perché il nostro cagnolino è molto piccolino, quindi... Quell'uccello avrebbe potuto rapire il nostro cagnolino. Anto, sono molto triste. Dov'è il nostro cagnolino? Diavoletti, dov'è il nostro cagnolino? Non è che è caduto in una buca gigante? Oh no, qui ci sono tantissime buche. Non è che il nostro cagnolino è caduto in una buca? Oh no, Vinci, dobbiamo scavare. Ok, dai. Diavoletti, ti aiuto con i piedi. Dov'è il nostro cagnolino? Perché il nostro cagnolino non è qui sotto? Un'ape! Ok, Anton, ma guarda, lì c'è un gonfiabile. Magari il nostro cagnolino si trova in quel gonfiabile. Ok, Diavoletti, andiamo a controllare in quel gonfiabile. Forse il nostro cagnolino si è nascosto in quel gonfiabile. Andiamoci subito. Diavoletti, ritroveremo il nostro cagnolino? Stava camminando in questa spiaggia. Stava correndo. Ma adesso non c'è più. Una cosa molto triste. Dimmi. E se il nostro cagnolino si fosse avvicinato ancora una volta vicino quelle rocce? E tu pensi che il nostro cagnolino sia caduto in acqua? È proprio quello che penso. Ok. Adesso... Speriamo di no. Adesso controlliamo. Stiamo andando a controllare in quel gonfiabile. Ok. Il nostro cagnolino si trovava su questo gonfiabile? Cosa? Ma cosa sta? Cosa sta facendo? Ma perché stai esplorando tutta la spiaggia? Sì, il nostro cagnolino è proprio un avventuriero. Eh sì, adesso si è avvicinato alle tavole da surf. Vinci? Dai, ma io ho visto uno squalo! Diavoletti? Quello sembra uno squalo. Non avvicinarti, Non avvicinarti. Ma dove sta andando? Vinci? Cagnolino adesso? No, non può avvicinarsi alle rocce. Vinci, attenzione, prendiamolo. Altra plin plin, Diavoletti. Ok, vieni, potresti cadere. È molto spaventosa, guarda. Sì, il nostro cagnolino potrebbe cadere. Guarda, è molto alto qui. Ok, abbiamo preso in braccio il nostro cagnolino e guardate, anche a voi questo. Questa tavola da surf sembra uno squalo? Eh sì, sembra proprio una pinna di uno squalo. Vinci, vieni un attimo qui. Oh, Diavoletti, c'è una persona in acqua, quindi secondo me dobbiamo andare anche noi. Cosa succede? Lì sembra esserci una pinna di uno squalo. Eh sì, questa è una pinna di uno squalo. Oh, sai che cos'è? Il nostro cagnolino non sa che cos'è uno squalo. Aspetta, tanto vediamola molto più. Vinci? Guarda, adesso si vede molto meglio. Ok, Diavoletti, ho molta paura di questa pinna. E se la vedessimo in acqua, no. Potrebbe attaccare il nostro cagnolino. Esatto, perché se vedessimo questa pinna in acqua, questo significherebbe che in acqua c'è uno squalo reale. Il nostro cagnolino mi sta abbracciando. Abbiamo paura. Andiamo, Anto, dai. Molta attenzione quando scendi, potresti inciampare. Io e Dop abbiamo paura. Dai, venite. Abbiamo paura. Anto, ma io non ci entro in acqua. Ti sto dicendo semplicemente di venire qui. Dai. Ok. Attenzione. Stai bene? Vinci? Sì. Ma adesso i Diavoletti stanno per vedere la cosa più epica di sempre. Cosa, Anto? Sinistro o destra? Scegli sinistro o destra? Voglio andare in acqua. Ok, Diavoletti, adesso Vinci sceglierà sinistra o destra. Ed il nostro cagnolino ha molta ansia di vedere la scelta. E se tu hai ansia, dammi un bacio. Mi ha dato un bacio? Quindi il nostro cagnolino ha ansia. Ma Diavoletti, dov'è Vinci? Oh no, Vinci, non devi nasconderti. Vinci? Oh no. Guardate, Vinci si sta nascondendo perché non vuole fare la scelta. Uffa. Vinci, il nostro cagnolino è molto triste, ti sta guardando. Guarda, ti vuole di nuovo qui con noi. Ha detto sì, il nostro cagnolino ha detto sì. Devo ancora fare la mia scelta? Sì, sinistra o destra? La scelta più decisiva. Ok, la scorsa volta ho scelto la sinistra, quindi adesso destra. Destra? Dobbiamo andare in acqua con il nostro cagnolino. Sì.
si pareva. Ma perché scelgo sempre la parte sbagliata? Ok, diavoletti, adesso entreremo in acqua. Perché non ci sono gli squali? No, non ci sono gli squali in acqua. Quindi adesso entreremo e vedrete tutti, tutti vedrete il primo bagno del nostro cagnolino. Però, aspetta, Anto, devo dirti un'ultima cosa prima di entrare in acqua. Noi possiamo entrare in acqua magari, ma se entrasse il nostro cagnolino, lo squalo potrebbe vedere il nostro cagnolino e potrebbe voler mordere il nostro cagnolino, capisci? Ok, è ma... Oh, se tu vuoi entrare in acqua, dai un bacio a Vinci. Vinci ti sta dando tantissimi baci, quindi il nostro cagnolino deciderà di entrare in acqua. Ok, Hop, sei molto sicuro di voler entrare in acqua? Oh, il tuo cappello! Vinci! Oh no, il tuo cappello è entrato in acqua! Oh, mi dispiace, Vinci. Oh, adesso è tutto bagnato, dai. Adesso devi metterti il cappello tutto bagnato. Ok, diavoletti, adesso state per vedere la cosa più... epica! La cosa più epica! Vinci, ma... Ci ho messo 15 secondi per fare tutta quella scritta. Cosa? Cosa dice Vinci? La cosa più spaventosa... Ah! Vinci ha ragione. Stiamo per fare la cosa più spaventosa di sempre. Ma adesso rovino anche la tua scritta. Stiamo per fare la cosa più spaventosa perché adesso entreremo in acqua con il nostro cagnolino ed è stato avvistato uno squalo qui. Eh sì, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Qui c'è uno squalo? Ah, andiamo! Fra 10 secondi vedrete il nostro cagnolino molto carino con un salvagente. Guardate! Ok, il nostro cagnolino si sta preparando per entrare in acqua. Ok. Dai, Vinci. Ecco. Hai messo il salvagente al nostro cagnolino? Quasi messo, Anto, perché manca. Oh, l'ultimo. Ecco fatto. Ciao. Adesso il nostro cagnolino è pronto per andare in acqua. Non mi dispiace. Mi dispiace, Hop, ma devi fare il tuo primo bagnetto. Guardate. Eh sì. Oh, Vinci, così possiamo salvarlo se annega. Esatto. Eh sì, in questo modo, guardate. Possiamo salvare il nostro cagnolino se annega in acqua. Hop, sei felice? No, non sembra molto felice. Ok, se sei felice, dai un bacio a Vinci. Dai, dai un bacio a Vinci. Dai, è felice. Dai, non abbiamo tempo da perdere. Ok, andiamo in acqua. Non vedo l'ora di fare il primo bagno al mare con il nostro cagnolino. E speriamo di non vedere gli squali. No. Ok, stiamo per entrare in acqua. Hop, sei pronto? Vinci, io non sono pronto. Ok, Anto, perché... siamo da soli in acqua. Ti rendi conto? Sì, stai entrando... In acque deserte. Ok, Vinci, potrebbe venire uno squalo. Potrebbe venire uno squalo. Dobbiamo avere gli occhi ben aperti. Ok, Vinci, adesso faccio il primo tuffo. Proprio qui. 3, 2, 1. Ok, mi bagno prima così, guarda, è meglio. Ok, ma adesso lanciati. Vinci, ma è troppo fredda. Infatti, quest'acqua è freddissima. Ecco fatto, diavoletti. Sono proprio in acqua. No, guardate. Non sei completamente in acqua. Oh, devo anche lanciarmi con la testa? Mm-hmm. Ok, 3, 2, 1. Adesso sì che sei completamente in acqua. Ho un sasso nel naso. Ok, Anto, ma adesso tocca a me e al nostro cagnolino. Siete pronti? State tutti per vedere il nostro cagnolino in acqua. Ok, vai Vinci. Il nostro cagnolino. Che bello, Vinci, lascialo. Oh, Vinci, ma cos'è successo? Vinci, il nostro cagnolino sta scappando e senza il suo gonfiabile. Il nostro cagnolino sta scappando. Hop, dove vai? Dai, Hop, volevi fare plin plin. Ok, dobbiamo riprendere il nostro cagnolino e ritornare in acqua. Hop, dove vai? Ok, dai, Hop, ritorna in acqua con noi. Ok, il nostro cagnolino sta nuotando in acqua. Guardate, è super bravo. Eh sì, è super bravo. Ciao Hop, saluta tutti i diavoletti. Wow. Perché sei super bravo a nuotare. Eh sì, sta nuotando anche da solo. Wow, bravissimo. Che carino, guardate. Se ti sta piacendo, dammi un bacio. Ti sta piacendo? Sì, ti sta piacendo, Anto, perché il nostro cagnolino aveva molto caldo. Dai Hop, vieni da me. Oh,
vieni da me. Vinci sta facendo un bagnetto con il nostro cagnolino. Ma attenzione, Vinci, potrebbe esserci lo squalo. Oh, no, Vinci, quello non è uno squalo, è una persona. Dai, non spaventarmi. Ok, io sto pensando allo squalo gigante che è stato avvistato. Vinci, dai, mettiti da questa parte, il nostro cagnolino viene da te. Ok. Il nostro cagnolino è pronto a fare questa sfida. Dai, eh sì? Vieni da me, ora. 3, 2, 1. Vai, Hop! Vai da Vinci! Oh, Vinci, attenzione, potrebbe annegare! Il nostro cagnolino è super bravo, guarda come fa con le sue zampette! Eh sì! Sa nuotare benissimo, sa nuotare benissimo! Ok, diavoletti, il nostro cagnolino sta continuando a nuotare! Sì, sta continuando a nuotare! Ginnastica oggi. Eh sì, oggi sta facendo tantissima ginnastica. Dai, ginnastica. Oh, ok, guardate diavoletti, lì c'è Vinci e il nostro cagnolino adesso viene da me. Guardate. Vai da Anto. Attenzione, non è che uno squalo morde il nostro cagnolino? Oh, no, non dire queste cose, prendi il nostro cagnolino, dai. Sì, l'ho preso, così possiamo salvare il nostro cagnolino. Guardate che carino, cerca ancora di nuotare anche. Eh sì, sta cercando di nuotare perché gli piace moltissimo. Ok, diavoletti, io sto cercando di vedere lo squalo. Adesso, perché, sì. Vinci, tu continua a nuotare e continua a fissare il nostro cagnolino. Certo che sì. Ok, il nostro cagnolino sta continuando a nuotare, guardate. Guardate, sta proprio nuotando da solo. Che carino, che carino. Ma io sto cercando di vedere lo squalo perché voglio proteggere il nostro cagnolino. E se succedesse qualcosa di brutto, guardate, il nostro cagnolino è molto felice adesso. Guardate come nuota, sta nuotando con Vinci. Eh sì, il nostro cagnolino sta nuotando con Vinci. E sono entrambi molto felici. Io non voglio che questa giornata... Oh, non voglio rovinare questa giornata. Diavoletti, vedete anche voi una pinna di uno squalo lì? Dai, op, nuota. Diavoletti, c'è una pinna! Vinci, c'è una pinna di uno squalo? Il nostro cagnolino perché si sta avvicinando? Anto, cosa dici? Diavoletti, ho appena visto una pinna di uno squalo. Vinci, è vero! Non c'è niente qui. Vinci, è vero, c'è una pinna di uno squalo. Mm-hmm. Beh, allora dimostralo. Vinci, guarda! C'è una pinna. Vinci, c'è una pinna lì. Il cagnolino vuole entrare in acqua. No, no. Hop, vuole continuare a nuotare. No, Hop, non avvicinarti, diavoletti. Si sta avvicinando allo squalo. Si sta avvicinando allo squalo. Hop, no. Ok, diavoletti, il nostro cagnolino sta nuotando. Controlliamo sott'acqua. Sì, controlla subito sott'acqua perché qualcosa mi ha toccato i piedi. Diavoletti, adesso controlliamo sott'acqua. Controlla subito, qualcosa mi ha toccato i piedi. Sì, il nostro cagnolino sta continuando a nuotare. Ma noi dobbiamo controllare cosa c'è sott'acqua. Adesso, 3, 2, 1. Vinci? Hai visto anche tu uno squalo qui sotto? Vinci, ok, dobbiamo scappare. Oh, no, no, no! Non andare lontano, non andare lontano, no! Hop. Cosa? Vinci! Cosa? Il nostro cagnolino è stato attaccato dallo squalo e sta uscendo dall'acqua, sta uscendo dall'acqua! Oh no, gli fa male la gamba, non riesce a camminare, non riesce a camminare! Guardate, oh no! Hop! Cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Oh no. Il nostro cagnolino non riesce a muoversi, non riesce a muoversi! Vediamo cosa è successo. Oh no, diavoletti, guardate! C'è una ferita! Eh sì, c'è proprio una ferita qui! Il nostro cagnolino è stato morso da uno squalo? Oh no, adesso come ti senti, Hop? Non sembri stare molto bene. Sta per svenire! Vinci, il nostro cagnolino sta per svenire! Cosa? Oh no. Ha chiuso i suoi occhi? Sì, Vinci, è svenuto! Tutta colpa del morso di questo squalo! Oh, mi senti? Oh no, è svenuto! Vinci, guarda! Il nostro cagnolino non riesce a svegliarsi! Sta male, sta troppo male! Adesso stiamo aspettando qualcuno, siamo qui! Vinci, guarda! Gli fa male la ferita! Il nostro cagnolino è stato morso da uno squalo, stanno arrivando i soccorsi! Oh no, chissà cosa succederà! Vi teniamo aggiornati!